Chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato nelle attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza. Parole durissime, giudizi pesanti come macigni. Sono queste le conclusioni però a cui ha giunto il GIP di Taranto Patrizia Todisco e con cui ha disposto il sequestro di 6 reparti a caldo del siderurgico tarantino e ordinato l'arresto per 8 persone, coloro che per anni hanno gestito lo stabilimento dell'Ilva. Poi il giudice nell'ordinanza aggiunge: non può più essere consentita una politica imprenditoriale che punta alla massimizzazione del risparmio sulle spese per le performance ambientali del siderurgico, i cui esiti per la comunità tarantina e i lavoratori del siderurgico in termini di disastro penalmente rilevante sono davvero sotto gli occhi di tutti, soprattutto dopo i solidissimi contributi tecnico-scientifici ed investigativi agli atti del procedimento. Insomma, non vi è dubbio alcuno, scrive il GIP, che gli indagati, adottando strumenti insufficienti nell'evidente intento di contenere il budget di spesa, hanno condizionato la conseguenza dell'attività produttiva per la popolazione, mentre soluzioni tempestive avrebbero invece scongiurato il degrado per interi quartieri. Poi la via di uscita: solo la compiuta realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo, continua il GIP, individuate dai periti chimici, e ancora l'attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni maggiormente inquinanti, quali quelle contenenti diossine e PCB, potrebbe legittimare, conclude, l'autorizzazione ad una ripresa delle operatività dei predetti impianti. Insomma, la battaglia riprenderà davanti al Tribunale della Libertà soltanto giovedì.